Amici, prima vi avevo detto nel video precedente, la prima parte diciamo della transumanza, ma fra Italia e Francia, che quando l'ho chiuso non sarei venuto a vedere la fase di mungitura, a documentarla, però, perché ero bagnato, però è uscito il sole e tanto parcheggiato qua vicino alle vacche. Adesso andiamo a trovare Barbara, Federico, Andrea, vediamo chi c'è. Quelle piste in mezzo alle pinete, ai larici, sono piste da sci. Una bella stazione sciistica Isola 2000. Domani mattina, per andare a Molière, passiamo quel colle lì, valichiamo praticamente nel vallone dietro. Lo ridiscendiamo per poi risalirlo, penso, mi ha detto Andrea, all'altezza di queste vette qua, dal lato opposto. Che bello. Così imparate anche un po' di francese. Sono venuto a vedermi Pioggia dopo aver fatto un po' il turista per Isola. Sono andato a salutare Giacomino, colombero, con lo zio di Andrea, di Roberta. Abbiamo parlato un po' della Valmaira, del Cuneese. E arrivo qua, ci sono tutte le manze libere fuori dal filo elettrificato. Adesso vedrò di trovare Andrea e Federico. Penso che le dovranno raggruppare, sennò domani mattina sono già in alpeggio per conto suo. Lascio un po' pioggia a pascolare qua in mezzo alle vacche. Non mi fido a lasciarla stanotte assieme, che se strappa il filo fa scappare tutto. Curiose, è una mula. Pioggia a Isola 2000, al pascolo, libera. Questo dovrebbe essere un lago per la riserva d'acqua, completamente asciutto. Magari serve solo per l'innevamento artificiale, però comunque, cioè, in teoria dovrebbe essere pieno anche adesso. Là da dove viene alimentato non c'è un goccio d'acqua.
questo è l'ingresso di Isola 2000 in notturna. Qua dall'accampamento sembra tutto in regola, le vacche da latte stanno riposando, pioggia, pascola tranquilla e io vado a dormire un paio d'ore. Amici, buongiorno, proseguiamo con lo spostamento della Madria. Io sto ancora dormendo, eh. La giornata si presenta bellissima. Oggi dovremo fare anche video molto belli. Pioggia e la che pascola. Si sta radunando la mandria qua per la partenza, ci sono tutte le mangie che stanno arrivando, sono le 6:15, il colletto è lassù in fondo nell'azzurro dove dobbiamo scollinare. È freschino, vi faccio vedere, ci sono 8 gradi mi pare. Il sole sta facendo cupolino dietro, fra un po' si scalda. Guardate, pioggia fa correre le vacche, se si avvicinano. Guardate se la vacca si avvicina a pioggia. Sta arrivando Andrea. Buongiorno! Già si è trovato una pozzanghera, sta bevendo. Federico, i ragazzi sono andati a radunare il resto della mangia. Porta l'asino. Thank you.
forte pioggia con le vacche. Adesso andiamo a prendere il caffè. Oggi il meteo ci ripaga della pioggia di ieri. Voilà, il mio Daily va via con i vitellini, il toro. Spero di rivederlo oggi pomeriggio. Sì, pioggia. Spettatore alla finestra. Andrea sta chiamando tutta la mandria. Si stanno preparando tutte. Thank you.
Abbiamo raggiunto la mandria. Qua siamo sulle piste da sci di Isola 2000, vedete qua i cartelli. Sono riuscito a passare davanti alla mandria. Molla, pioggia, sta ferma un attimo. Guardate che spettacolo. Ferma, pioggia. Giù sullo sfondo c'è Isola 2000. In questo splendido anfiteatro. Vedete questi bambini come vivono la transumanza. L'asino arriva a cercare pioggia. Parà non può mancare. Ma la strada si stringe, quindi si forma ingorgo per arrivare al colle. Sono riuscito a tagliare un tornante, ne ho sorpassate un po'. Prima volevo fare il figo, arrampicarmi su di una scarpata tipo questa e non c'è nessuno che mi filmava. Ho fatto un volo, capottato pioggia, perso i due telefoni nella terra, non ho spaccato niente, se no non riuscirei più a fare video. E c'era Andrea che mi guardava, non sono riusciti a filmarmi. Fortificazioni militari. Adesso vado a vedere il colle come si chiama, perché qua è una zona proprio che ho mai praticato. Ero venuto 25 anni fa a fare un trekking, ma non ero passato da queste parti. Col Mercerie 2003-43, Isola 2000, Lac de Terre Rouge, Passe del Loup, Paese del Drup, l'ho fatte e adesso andiamo avanti per scendere a Bollier. Qua ho visto che c'è un'altra fortificazione, magari vado a farmi un giro lì vicino. Ah, c'è Barbara, ma con loro che riescono a passare con i fuoristrada di qua. Invece il camion ha dovuto fare il giro da sotto per raggiungere l'alpeggio. Deve scendere giù verso Nizza, diciamo, si fa 70-80 km da Isola 2000. Ci vogliono 2 ore e mezza. Guardate quante fortificazioni, pioggia sta ferma. Stiamo scendendo giù per le praterie.
la prima parte della Mandria è già lì nella conca, si stanno facendo per il riordino, aspettando anche le ultime, le più lente. Pioggia. Ho già trovato da beverarsi. Guardate che paesaggi bucolici. Dai che facciamo un giro in mezzo alla Mandria. Guardami, guardami. Giorgio, vai via! Ma fate in giro, va! Sia sabato che venerdì. Tutto fiero. Come che ti arriverai? Ok. Arriva tutto fiero. Abbiamo fatto lo spuntino. Guardavo pioggia, guardatela là, libera il pascolo in mezzo alle vacche. Oramai si è abituata. No, adesso va a caricare la vacca. La Mandria sta partendo, rimangono ancora il mulo e l'asino. Partiti.
No, ciao. Inizia di nuovo a piovere. Pazienza, prendiamo tutto come viene. Vai, vai, vai. Vai, giù. Magari i video sono un po' mossi, però qua ci sono delle pendenze abbastanza buone. Uma! Ehi! Ehi! Spettacolo in queste pinete di larici. Mi sembra di essere in Canada, nel Wyoming, non sono. Fare il cowboy. Partito un bel temporale. Avrei detto che arrivavamo a sera tranquilli e non bagnati, invece
questa è la montagna. Cambia in mezz'ora dal sereno che arriva la grandine e la neve. Andrea fa fare il guado ai bambini. Calma, poggia. Pioggia! Siamo ripartiti dopo un'altra sosta, piovigina leggermente come potete vedere, niente di che. Ho già stata? Ah, non lo so, sei impazzito. Giù in mezzo alla pineta potete vedere le case di Molière, si vede poco o niente. Sono le 11:30, devo dire che le vacche hanno accettato bene pioggia e pioggia non ha più il timore che la carichino, anzi le punta lei, guardate, passa la Valdostana, no, era una bara rossa.
Comunque è lei che fa scappare le vacche. Qua su questa pista forestale con tutti questi capi, non so, sono 250 circa, c'è una serpentina di oltre un chilometro. Vedo una lapide qua, vado a leggere le gru, pioggia molla, fammi leggere. Le gru di bombardamento. Okay. Facciamo un'altra sosta per radunare tutta la mandria. Facciamo una conca qua erbosa. Andrea, ho visto che ha deviato tutta la mandria qua. Io magari vado un pezzo indietro a vedere il resto della mandria. Lo facciamo deviare giù nel prato. E pioggia. Vai giù, va, non guardarmi. Allora, piove, dai, dai. Ehi. Ehi. Ok. Brava pioggia. Sta arrivando anche l'asino, quindi saremo le ultime vacche della mandria. L'asino sempre indietro, lento, col suo passo, però arriva sempre in fondo. Non venire a rompere, non ti sopporta. Pioggia che se ne va da sola. Magari riesco anche a farla scappare qua in Francia, a Molière. Mi ha abbandonato. Ehi! Cosa? Tranquilla. Lo faccio anche a piedi io. Piovendo, ma pazienza, adesso tiriamo su queste qua che si distraggono nella prateria. E piove, piove, piove.
siamo di nuovo in Pineta, ci stiamo avvicinando alla Magna. Camminando un po' per sgranchirmi un po' le gambe, la pioggia è libera dietro, non è legata a niente, non mi molla di un metro. Continua a piovigginare. Adesso giro la camera. La pioggia, ci sei? Ok. Risalirò in groppa. E qua facciamo un po' di salita. Non dovremmo più essere distanti dalla Valga. Non so se riuscite a vedere il vapore che sale dalla groppa degli animali. Poi devo mangiare, però sono la strada. Immagino che qua che ci aspetta. Gli dà una puppata. Dai. Mesadona, Viala, Rute, Gudrunè, a Montporel, la Bergerie, Sepapilwen. Torniamo di nuovo la strada sbagliata. Vediamo che siamo arrivati con il nostro perdente. Vedo, faccio una palma. Là ci sono tetti. E poi da lì, al vicino, sono verdi, verdi. Tutti fatti a liste di legno, se la maga è quella, perché qua c'è il mio daily, lo vedo intatto, mi si rallegra il cuore, il paraurto ce l'ha, quindi Federico è stato all'altezza. Bravo Federico, vedo il camion intatto! Voilà, siamo arrivati, vi faccio ancora il giro, adesso inizia a piovere veramente bene. Guardate che pascolo! Marga stupenda, qua saranno due stalle, guardate che carina, ma molto molto bene. Invito tutti gli amici che vorranno venire a trovare Andrea, Federico e Barbara qua in estate con i loro formaggi, vi do poi le indicazioni, mi scrivete nei commenti di YouTube oppure su Facebook, Instagram, TikTok, però i più semplici sono quelli di YouTube.
Sono arrivate tutte. Ale, pioggia, non mi attacca il camion. Non mi ha finito. Non mi ha fatto, io mi ho portato tutte. Si sono comportati tutti molto bene. Sono sorpreso da pioggia come si è comportata in mezzo alla maglia. E questa, diciamo che di quest'anno è la terza transumanza. Può solo migliorare. Una videata dall'interno del camion. E buona permanenza tutta l'estate. Guardate che blocchi di pietra che è costruita questa malga. Ora no, la stagionatura. Ah, adesso ci rifocilliamo a pranzo. Guardate che bella la malga all'interno. Mi parla di Skycore. Siamo, siamo arrivati in alpeggio. Siamo, è andato tutto bene. È andato tutto bene, ha piovuto. C'era bisogno della pioggia, perciò va bene. Adesso mangiamo a pranzo. Le mucche stanno anche mangiando. Andrea, salutiamo tutti gli amici che andranno a vedere il video. Te disco che è cosco ti va, che il bar de sco. Ti va che pare con voi fratelli, si sta bene, siamo al caldo al tavolo preparato. Quanta di altezza qua? C'è la stufa accesa? 40 gradi. 40 gradi. La stufa là, le stufe tradizionali di una volta, guardate che bella. In ghisa. E voilà. Ciao ciao a tutti, grazie di tutto. Andiamo sui bimbi, facciamo la videata anche qua sui bambini. Non vi conosco per nome. Ditemi un po' come vi chiamate. Dai, tu? Virginia. Tu? Aspetta che mi giro. Di qua. Viola. Amanda. Buon appetito a tutti. Ciao ciao. Ciao. Ma chiamo di